E benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Bubi. Finalmente siamo qua per il secondo video che vi avevo promesso, per provare la nuova palette della collezione My Power Is di Essence. In più devo farmi un attimino le scuse perché nel video precedente avevo detto che costava 6,95 euro. In realtà ne costa 6,29, quindi chiedo scusa. Comunque nell'info box avevo messo il prezzo giusto. Tornando a noi, i colori sono, come avevo detto, caldi. Tolgo anche la pellicola se riesco. Eccola qua. Come vedete, colori caldi. Abbiamo un rosa, tutti i colori che tendono vanno dal marrone al bronzo al rosso. Questo marmorizzato che vedete è molto bello, molto molto bello, e quindi non vediamo l'ora di provarli. Passiamo subito a fare le sopracciglia, che l'altra volta mi sono dimenticato, e vi faccio anche vedere come le faccio, perché nel vecchio video qualcuno mi ha detto che avrebbe avuto piacere di vedere come le faccio, quindi faremo anche quelle. Ovviamente velocizzerò, se no stiamo qui fino a dopodomani come nel vecchio video. Allora vado a prendere questa qua, che è la Eyebrow Professional Kit di Pupa, che nei negozi di Gotà trovate in super 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 sconto, 9,90 euro, fine esaurimento scorte. Io questo l'ho preso tanto tempo fa in realtà, quindi anche perché era arrivato un po' ciaccatino direttamente dal camion, e ho detto vabbè, me lo compro io a prezzo pieno, e se non ricordo male costava sui 25 euro. Adesso li trovate tutti a 9,90 euro, e affrettatevi perché stanno andando via come il pane. Allora, il kit in questione, all'interno trovate la pochette con il libretto per farvi vedere come si fanno le sopracciglia, come muoversi, vari tipi di viso e quant'altro. La mia fidata matita, che in realtà l'ho preso per quello. In più trovate allora la matita, che è questa qui, è una matita a due fasi, una ha il correttore e dall'altra l'illuminante, quindi per andare a delineare bene la parte esterna delle sopracciglia dopo averle disegnate. In più l'Eyebrow Pomade, che è questa. Io sinceramente questi prodotti qua non li ho mai provati, perché tendono a fare le sopracciglia molto molto pesanti e ha quell'effetto molto pieno, molto intenso. Però c'era, lo proviamo. A chi piace avere le sopracciglia belle, belle intense, può essere il suo prodotto, quindi proviamo anche questo. E credo che questo sia il pennellino. Sì, è anche carino, comodo. Senza fare come l'altra volta, che magari sbaglio a darvi i prezzi. Scrivo tutto nell'info box e vi dico solo che prodotto è, senza dirvi il prezzo, così evitiamo casini, che di solito i prezzi me li ricordo, ma nella foga del video e il fatto che io sia ancora alle prime armi rischio di sbagliare. Allora, questo è l'Eyebrow Fixing Gel, sempre di Pupa, e trasparente, quindi mascara trasparente per sopracciglia. Lo andate a passare prima al contrario, in modo che il pelo prenda bene il gel, e le lasciate un attimo così. Io preferisco passarlo prima, perché se voi questo lo passate dopo aver messo la matita, questo prodotto è bagnato, quindi rischio di portarvi via tutto quello che avete fatto sotto, magari anche con fatica. Lo lasceremo un attimino asciugare e poi andiamo a disegnare le sopracciglia. Ok, il prodotto non si è asciugato tantissimo, ma non possiamo stare qui tutta la giornata, quindi lo ripassate di nuovo senza reimmergerlo. Sempre il solito problema della lingua, dal verso giusto, sia da una parte che dall'altra.
adesso andiamo a disegnare. Proviamo questo nuovo prodotto che secondo me verrà molto pesante, ma vediamo. Ok, è pesante, sì, è pesantina, però devo dire che è abbastanza veloce e l'unico problema è che questo colore è un po', tende un po' al castano, quindi è molto caldo, mentre la matita che io uso, che è la High Definition, quella dell'altra volta, la numero 4, è un grigio scuro, quindi adatto a chi ha i capelli neri. Comunque io preferisco su di me i toni un po' più freddi anziché questi qua, però devo dire che fa il suo dovere. Vado a prendere quindi la matita per il contorno sopracciglia. Da una parte avete il correttore e dall'altra l'illuminante, che è leggermente perlato. Quindi vado a prendete un pennello. Questo qua, questo è un pennello da fondotinta sempre della Pro. Ah, ecco, mi sono dimenticato di una cosa. Siccome l'altra volta vi ho parlato dei pennelli, ma non vi ho, e della box che ho acquistato, ma non ve l'ho fatta vedere, siccome l'avevo buttato via la scatola, ve la mostro. Ed è questa. Stiamo, sì, ci sono. Allora, frontalmente è questa. I pennelli non ci sono perché ovviamente li tengo in un contenitore apposta, almeno li messo. Spesso li posso sfilare molto velocemente. E qua dentro c'è, è rimasta la, devo guardare l'obiettivo, ragazzi, ce la faremo. Qua dentro è rimasta la custodia, la pochette in ecopelle, dove potete lasciarli comunque una volta utilizzati. E questi sono tutti i pennelli. Direi che è molto bella. Torniamo a noi. Vado a sfumare col pennello il correttore. Sono riuscito anche, no, qui sto facendo un gestaccio, sono riuscito anche a tagliarmi con la scatola della, con la scatola del pennello. E io sono così, ragazzi, fatemi una ragione. Faccio pasticci in cucina, faccio pasticci mentre mi trucco e ormai fa parte della mia vita, io mi sono rassegnato. Anzi, fatemi sapere se anche voi siete un po' così. Direi che ci siamo. Brucia da morire. Questa volta direi di partire dalla base, perché tanto abbiamo visto che le formulazioni degli ombretti non fanno fallout, anzi, lascio qui sopra da qualche parte il link del mio precedente video per chi non l'avesse visto. Siccome questo mese da Tigotà trovate super scontati i prodotti di Max Factor e L'Oreal, per la maggiore oggi andremo a usare questi due brand. Come primer per il viso ho scelto l'Infallible Super Grip Primer, che è quello nuovo, nuovissimo, è uscito insieme al nuovo fondotinta Infallible, quello in polvere che ha la coperenza di un fondotinta liquido, ma che non ho ancora acquistato. Proveremo anche quello, ve lo prometto. Quindi il primer è questo, è bello denso e dovrebbe essere uno di quelli nuovi molto ricchi di glicerina, quindi una volta asciutto dovrebbe rimanere molto molto appiccicoso. Adesso, anzi, ve lo dico,
Ah, mi sono anche tagliati i capelli, non so se avete visto. Ditemi se vi piacciono o non vi piacciono. Ok. Non è appiccicosissimo, ma super grip, quindi in teoria dovrebbe. Dovrebbe essere, sì, un po' appiccicoso è. Basta aumentare un po' la dose. Un po' appiccicoso è. Allora, vado anche a idratare le labbra, così dopo, per quando mettiamo matita e rossetto, no, le labbra arrivate in questo stato. Ah, questo è il balsamo labbra che trovate nella confezione di Lip Finic di Max Factor. Sono molto molto idratanti e io li uso anche come burro cacao. Tra l'altro qua sono riuscito anche a tagliarmi facendomi la barba. Un disastro oggi. Non che la volta prima fosse stato migliore, tra cipre troppo gialle e luci che si spegnevano, però miglioreremo. E partiamo con il fondotinta, sperando stavolta di averlo matchato bene, mi sembrava di sì, ma... Ed è il Face Finity Lasting Performance di Max Factor nella nuova versione, anche questo nuovissimo, e no transfer, quindi adatto all'uso di mascherina. Questa volta non usiamo il pennello, ma usiamo la Beauty Blender. Anche questa la trovate sempre da Ticotà. Mi raccomando, ricordatevi sempre di bagnarla. La strizzate bene prima di usare il fondotinta, altrimenti passate tutto il prodotto. Non come ho fatto io, perché devo ancora bagnarla, adesso vado. Bene, abbiamo bagnato la Beauty Blender e adesso andiamo a fare ordine su questa scrivania. Andiamo a passare il fondotinta, che ho già perso, eccolo qua. Mi metto un pochino, anzi facciamo così, un pochino qua. Il colore stavolta mi sembra cominciato abbastanza bene. Ok. Il fondotinta che ho usato l'altra volta era un pochino troppo chiaro. Tutti i fondotinta di Max Factor sono modulabili, ovvero sono stratificabili. Potete, se non siete soddisfatti della coprenza, vi basta andare ad aggiungerne un altro po'. Vi cambia la coprenza ma non il colore. Allora, non ha una coprenza altissima, cioè quello che ho messo l'altro giorno, se notate, aveva molta molta più coprenza, però il suo dovere direi che lo fa. Soprattutto per una pelle maschile, che magari, se ci sono ometti che mi seguono e vogliono avere comunque un incarnato ben uniformato, senza avere un prodotto molto pesante, prima di tutto usatelo con la Beauty Blender, perché con la Beauty Blender secondo me rimane meno coprente. L'avessi usato con un pennello, anzi la prossima volta ricordatemelo, anzi lo ricordamelo io. Lo riproviamo col pennello. Ciao ragazzi, piccolo fuori onda. Siccome si è bloccato, non so per quale motivo, il filmato durante la registrazione, quindi ho perso un pezzo di video. Cosa è successo? Praticamente si è interrotto nel momento in cui finivo di mettere il fondotinta e iniziavo a mettere il blush. E vi dicevo più che altro che blush fosse. Il blush in questione è il Miracle Surger Blush di Max Factor, è un blush in stick, vi faccio vedere, eccolo qua. E
niente, ho iniziato ad applicarlo e poi si è bloccato il video, quindi adesso ricomincerà il momento in cui ho già fatto una guancia. Ok, fuori onda finito, torniamo al video. Stavo dicendo, l'ho picchiettata in questo modo, in modo da avere, vedete, così. E fate le vostre belle note rosse. E poi, sempre con la Beauty Blender, andate a sfumarlo in questo modo. Oppure potete usare un pennello, potete usare anche il pennello tranquillamente. E vedete che fa questo effetto bonton, molto molto carino, da tutti i giorni è un bel prodotto da utilizzare. Una volta messo il blush, andiamo a mettere il nostro correttore, che forse dovevamo mettere prima, ma vabbè, lo sapete, tanto ormai avete capito come sono fatto. Ho preso sempre il camouflage di Essence, però stavolta ho preso la versione light rose, che è quello un po' più chiaro. Fatto questo, possiamo prendere la nostra cipria. Stavolta non la metto con la spugnetta, ma la metterò col pennello, così rimane un pochino più leggera. E ho scelto la cipria transparent di Rimmel London. Questo packaging qua l'ho ricevuto in omaggio. In realtà è uguale, identica alla transparent classica che fa solitamente Rimmel. Questo era un omaggio, quindi aveva il pack diverso, ma vi assicuro che è lei. Quindi prendo il pennello, anzi prendo un po' più grandino, va? È un bel pennellone da cipria. Vado a settare bene tutto. Con lo stesso pennello vado a prendere la palette per il contouring che ho usato nel precedente video, perché ho solo questa al momento, poi quando potrò ne acquisterò altre. E vado a prendere sempre e vado a fare il mio contouring. Ok, contouring fatto. Direi che possiamo passare benissimo agli occhi, così proviamo questa benedetta palette di Essence. Quindi mi avvicino e cominciamo con gli occhi. Pardon, ho dimenticato l'illuminante, ma andiamo subito a metterlo. Allora, la palette di illuminanti è sempre la Choose Your Glow di Essence. Anche questa, appena troverò un altro illuminante o palette di illuminanti che mi ispira, l'acquisterò. Anche perché qua c'erano tre colori e l'altra volta abbiamo usato l'oro centrale, quindi oggi, visto che usiamo colori abbastanza caldi, potremmo o usare il Summer Glow, che è questo. Vado a prendere il mio pennellino fluffy dell'altra volta, che è lui, che mi piace un sacco. Direi di prenderne poco poco, perché sappiamo qual è il risultato. Direi che la nostra base, qualcosa doveva accadere. Fate un bel commento copia e incolla. Roby, non guardare in alto, ma guarda l'obiettivo. Prendo quello che è caduto e arrivo. Cosa poteva essere caduto secondo voi, se non il blush di faccia? Così mi ha sporcato anche il pavimento e la sedia. Non importa. Bene ragazzi, ci siamo avvicinati, così possiamo fare i nostri occhietti. Stavolta, come primer occhi, ho acquistato questo qua di Revlon, che è il
Photo Ready Eye Primer and Brightener, quindi anche illuminante. Vediamo quanto ci vorrà prima che esca. Oh, è stato anche abbastanza veloce, vi dirò. Andiamo a mettere il nostro primer. Allora, per fare prima farò un occhio in camera e l'altro lo andrò a fare off camera, se non stiamo qui fino a dopodomani. Ok. Lo vado a sfumare. Sono riuscito a farmi diventare le ciglia rosa. Ma tanto poi ci mettiamo il mascara. Bene. Primer messo e partiamo con la nostra Fire. È molto molto carina. Sotto i commenti del primo video, una ragazza mi ha chiesto di poter provare anche Aria Air, solo che purtroppo, essendo un'edizione limitata, quella era già finita e non sono riuscito ad acquistarla. Io faccio quello che posso, cerco di prendere i prodotti, anche perché i prodotti li prendo tutti di tasca mia, quindi se c'è una collezione con 4 palette io cerco di prendere le più carine comunque, o quelle che mi piacciono un po' di più. Non posso andare a prenderle tutte e 4. Cercate di essere comprensivi e io faccio del mio meglio e cerco di accontentare tutti. Voi comunque le richieste fatemele, piuttosto chiedo a qualche collega se l'ha acquistata e me la faccio prestare. Ok, cominciamo con la nostra palette. Con un pennello fluffy direi di fare un bel low eye oggi, quindi prendo questo qua, che è un bronzo, tolgo l'eccesso e vado a piazzarlo nella parte esterna del mio occhio e piano piano salgo. Vi dirò che la pigmentazione dei colori caldi, come di solito accade, perché accade molto spesso, è molto più alta rispetto alla pigmentazione dei colori freddi che abbiamo utilizzato l'altra volta. Molto molto bello, veramente molto molto bello. Senza andare a prendere altro prodotto, piano piano saliamo e sfumiamo. Veramente molto molto bello. Allora, prendo un pennellino più fine. L'altra volta mio marito mi ha detto si dice fine, non fino. Fino è dialettale. Quindi un pennellino più fine, sempre con lo stesso colore, e vado nella parte sotto in modo da unire bene il colore. Continuano a non fare fallout, quindi direi che è un'ottima cosa. Poi con un pennello pulito prendo questo opaco qua, che è un rosato, tolgo l'eccesso e vado a sfumare il bordo in modo da non avere la riga netta di colore dell'ombretto. Stessa cosa anche qua.
Fatto questo, andiamo anche qua nella parte interna dell'occhio. Ok. E direi di, come shimmer, di usare il marmorizzato, che è quello che ci ha affascinato di più. Andiamo sempre col polpastrello e andiamo come l'altra volta è un po' scuretto, quindi mi aspettavo una cosa un po' più chiara, a dire la verità, cioè la parte interna dovrebbe essere più chiara. Quindi il pennello che ho usato prima lo vado a scaricare e sfumo bene tutto. E qui, volendo, prendiamo la nostra bella e andiamo a dare anche un colore che sia molto scuro in questa palette, o probabilmente ho sbagliato io comunque col colore da iniziare, però ormai l'abbiamo fatto, quindi lo teniamo così. Andiamo a mettere l'eyeliner, così. Questo, ve l'ho detto, l'eyeliner è sempre il Like a Geisha di Bella Oggi. Ok, l'eyeliner non mi è venuto un granché, però ormai così ce lo teniamo, anche perché non scriveva sull'ombretto, quindi sono passati sopra un sacco di volte e la linea è venuta abbastanza dritta, ma non troppo alta. Quindi adesso vado a fare l'altro occhio e poi torniamo, così vi faccio vedere il mascara. Ok. Allora, a parte l'eyeliner stile Cleopatra, è ormai agendata così, direi che andrò a mettere un pochino di matita nera all'interno e sotto l'occhio, in modo da dargli un pochino di più profondità e incorniciarlo bene. La matita è la Kohl Pencil, sempre di Max Factor, matita classica nera. E questa era, come vedete, era in omaggio con un altro mascara di Max Factor che avevo comprato, che magari in uno dei prossimi video ve lo faccio vedere, perché è uno dei miei mascara preferiti. Ok, l'occhiolino che abbiamo usato prima la sfumatura, andiamo un attimo a sfumare sotto. Ok, e adesso vi faccio vedere il mascara. Il mascara in questione è il Divine Lashes di mascara, nuovissimo, e non vedevo l'ora di provarlo. Lo sto provando per la prima volta qui insieme a voi. Scovolo in spazzola, classico a clessidra. Andiamo a vedere l'effetto che fa. Vado a mettere un pochino anche sotto. Quando volete metterlo sulle ciglia inferiori, tenetelo in verticale. Ecco, nelle ciglia inferiori non abbiate di fare versi. Se sentite dei rumori strani, è il cane che oggi sta facendo rumori gutturali a tutto andare. Ok, mascara messo, mi avvicino anche se volete, sì, lo vedete bene. Look occhi fatto, e adesso andiamo al rossetto. Ho
scelto il Lip Infinity di Max Factor, visto che abbiamo fatto questo make up così un po' arabeggiante, così caldo. Lip Infinity di Max Factor numero 125 e matita labbra di pupa nella versione automatica 302, che è quella waterproof. E andiamo a fare. Le labbra sono belle idratate grazie al nostro amico Max Factor. Anzi, se volete, prima di mettere matita e rossetto, fate questo, così almeno la parte un pochino più grassa una volta messa la matita, prendete il pennello da labbra e andate a sfumare nei bordi e la portate bene bene all'interno. Poi prendiamo il nostro rossetto, ne prendiamo un po'. Siccome sono abituato a truccare gli altri e non me solitamente, ho ancora il problema dell'eyeliner, che metterlo su di sé è veramente... E poi ho l'abitudine di mettere il rossetto, a parte lo stick dell'altro giorno che tanto userò solo io. Comunque mettere il rossetto direttamente con il pennello, che lo trovo un'applicazione più precisa. E direi che ci siamo. Bene ragazzi, questo è il look finito. Ovviamente il rossetto di Max Factor, il Infinity, è uno transfer, quindi potete utilizzarlo tranquillamente con la mascherina. Non vi si muoverà da mattina a sera. Ovviamente se mangiate cose unte vi andrà via, perché con la parte oleosa i rossetti non transfer vengono via. Il video ragazzi è finito. Vi lascio ovviamente tutto sotto in info box, tutti i prodotti che ho usato. Fatemi sapere quali altri prodotti volete che io provi le prossime volte. Parleremo a breve anche di skincare. E è tutto per oggi. Se ho dimenticato di dirvi qualcosa, ditemelo nei commenti, così se ho dimenticato di commentare qualcosa, l'illuminante è quello del video precedente. I rossetti di Max Factor li uso da anni, hanno sempre durato all'infinito, quindi su quello è il mascara è molto molto bello, ha un bel effetto volumizzante e che dire, il look a me piace, e oggi piace, e risalta anche un po' sto occhietto verde che col colore blu ovviamente non risaltava così, e quindi se anche voi avete occhi chiari, occhi verdi, con la Fire farete effettivamente poche fiamme. Quindi vi saluto, grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao!